Il Teramo vince 2-0 l'amichevole del dei Marsi di Avezzano nella serata degli ex Lewandowski e Persia, in cui la squadra biancoverde si presenta davanti ai propri tifosi. Una vittoria firmata Altobelli e Di Renzo per i biancorossi, ancora molto attivi sul mercato, con il centrocampista Cristian D'Urso della Roma vicinissimo e che nelle prossime ore potrebbe firmare per il Diavolo. E col portiere, il nerazzurro Di Gregorio in pole, ancora da mettere sotto contratto. Un tempo per squadra quello che ha provato Giovanni Zichella, una squadra che al netto degli slittamenti continui del campionato sembra entrare piano piano in forma, anche se per due terzi difesa e centrocampo sembra più avanti, mentre in attacco qualche meccanismo è ancora da sistemare. Questo perché Di Renzo si mostra in palla, mentre Fratangelo, Piccioni, Zecca e Bacio Terracino paiono ancora in difficoltà, non tanto dal punto di vista della preparazione fisica, quanto della collocazione in un 4-3 ancora da scoprire totalmente. Chi invece desta ogni volta impressione è Simone Vitale, l'ex Pescara ha un sinistro fatato che al 35esimo propizia l'1-0 firmato dalla testata di Altobelli. Un altro di coloro che sembravano con la valigia in mano e che invece può ritagliarsi uno spazio importante. Il riesordio di Ventola invece conferma che l'esterno destro è il colpo fondamentale per gli equilibri del Diavolo. Nella ripresa in cui Zichella cambia tutti meno che Di Renzo e Lewandowski, è proprio l'attaccante al 60esimo a fissare il punteggio sul 2-0 finale, raccogliendo una corta respinta di Fanti su cross di Mantini. In difficoltà invece Ranieri in mediana, così come Zecca, che nella ripresa non fa meglio di un K che gioca la prima frazione ma è praticamente invisibile. Sul fronte avezzano invece la rivoluzione copernicana ha le fattezze del 3-4-3, con cui Giampaolo decide di giocare la gara del De Marsi, un modulo che sembra poter ribaltare le gerarchie in casa biancoverde, ma che pare ancora un po' indigesto in fase di proposizione di gioco, specie se ad interpretarlo non sono tanto Pellecchia ad Alessandro Deramo, quanto Federico Cerone, che spostato sulla corsia di destra prova qualche sortita ma senza rendersi realmente pericoloso. E così Dos Santos, che pure si dà un grande affare, resta spesso isolato in uno schieramento, questo sì, ancora da perfezionare e che sembra non aver convinto il presidente Gianni Paris. Giampaolo però è tecnico preparato e la scorsa stagione lo ha dimostrato, è in grado di dare forza ed equilibrio alle idee che ha anche in poco tempo. Peraltro di tempo ce n'è in abbondanza, il campionato parte solo a metà settembre e gli esperimenti per Avezzano e Teramo sono ancora possibili. La squadra, specialmente nel primo tempo, avevamo tanti giovani dentro, tantissimi giovani, e mi sono piaciuti. Abbiamo fatto una buona gara, secondo tempo un po' più di contenimento, ma va bene. Insomma, abbiamo giocato, devo fare i complimenti all'Avezzano, mi sembra che singolarmente sia una squadra importante per affrontare un buon campionato di Serie D. Nel secondo tempo qualche cambiamento, almeno all'inizio, i due esterni più le due punte, che ti è sembrato? Sì, abbiamo provato con un centrocampo a due, per provare a giocare con Spighi e Ranieri, e giocare con quattro attaccanti. Mi sono lasciato un po' prendere da queste grandi squadre europee che giocano con questo 4-2-3-1, però ho provato tra il primo e il secondo tempo a farlo senza averlo mai provato in allenamento, quindi non potevo pretendere più di tanto, però ho avuto delle buone indicazioni durante il campionato, in partita in corsa. Non voglio dare nessun aiuto agli avversari, però non è detto che ci mettiamo come abbiamo fatto, finito il campionato scorso con la Reggiana, con 4-2-3-1. È una cosa che si può provare. Oggi sicuramente il mister ha provato schemi diversi, io vedo questa squadra come l'anno scorso con il 4-3-2-1. Preferisco questo modulo per le qualità, le caratteristiche dei singoli, quello è il modulo dell'Avezzano Calcio. Il mister sicuramente fa bene a provare altre soluzioni, però se torniamo al modulo vecchio, secondo me torniamo anche a dare un input, un imprinting importante alla stagione che sta per cominciare. Modulo vecchio, certezze anche vecchie e consolidate, in sintesi lei vuole dire? Sì, infatti senza utilizzare frasi fatte, preferisco insomma tornare al modulo della stagione passata, perché i giocatori più o meno sono gli stessi, si conoscono, hanno sincronismi adeguati e credo che il mister sarà in grado di valutare attentamente quello che dice il presidente. Ma il problema della giustizia sportiva e delle regole del calcio è ancora un miscuglio da decifrare, e quindi il ritardo e quindi
la decisione di mettere tutte queste nobili decadute nei vari gironi, mi hai preso l'esempio del Bari, ci fa capire che appunto devono cercare di far comandare a chi il comando già ce l'ha.